Ciao fragolini e ciao fragoline. Allora, nuovo video. Questa è una recensione dove vi dico come mi sto trovando io, come mi sono trovata e se ne vale la pena, diciamo, comprare. Ovviamente l'avete già letto dal titolo, per cui sto parlando della Folletto, che è questa qua. Allora, non ho un'inquadratura, diciamo, bene per farvi vedere quasi tutto come si deve. Comunque, adesso ho registrato qualche clip dove vi faccio vedere come funziona l'aspirapolvere Folletto. Questa qui è il modello, quello nuovo. Io l'ho comprata l'anno scorso. Sui più di 2000 e qualcosa, se non mi ricordo bene il prezzo, però tanto avevo già spiegato nell'altro video dove l'ho presa. Vi ho fatto vedere tutti gli accessori che io ho comprato, tutto, perché è proprio tutto. L'unica cosa che mi manca è quello dei vetri, per pulire i vetri, e sono indecisa se prendere anche l'aspirapolvere, quella, diciamo, quelle che adesso hanno fatto, che puoi attaccare al muro e va praticamente da sola, e pulisce, lava, eccetera. Però ancora sono un po' indecisa. Vi parlo della Folletto. Questo è FP5, dovrebbe essere. Adesso mi ricordo il numero perché cambia ovviamente il numero. Comunque, vabbè, questa è la scatola dove ci sono i sacchetti che io ho fatto. Ho preso anche il completo, dove ci sono tanti sacchetti. C'è anche quello per lavare i pavimenti, tutte le altre cose. Allora, questa è l'aspirapolvere, con le due batterie, che adesso la batteria una ce l'ho di là in carica e una è questa qua. Ha due batterie. È facile da usare, da utilizzare. Ha il manico che si abbassa, che ovviamente c'è qua il pulsante dove schiacciate e si abbassa, per cui lo potete portare anche in giro e tantomeno vi aspira la macchina. Vi aspira anche il materasso. Intanto che io parlo, vi faccio vedere alcune clip che diciamo così capite meglio. Per cui iniziamo con la pulizia del materasso, perché fa anche, c'è proprio la macchina apposta, l'oggetto apposta dove tu pulisci il materasso. Allora, vi faccio vedere la clip. Praticamente ci sono questa polverina qui, ci sono dei sacchetti con dentro sta polverina per il materasso. Io ne ho presi 3 o 4, adesso mi ricordo dentro il kit che cosa c'era, e ho preso anche appunto, che adesso vi farò vedere, come si pulisce. Ovviamente, se voi prendete la polverina, la spargete in tutto il materasso, poi con la macchina, ovviamente, allora, prendete questo. Poi dovete staccare questo qua di sotto, perché c'ha proprio il suo aggeggio dove è rotondo, ma tanto, dove ovviamente con questo vi pulisce. Adesso non ve lo faccio vedere, ma ve lo faccio vedere tramite clip, così almeno capite. È facilissimo da pulire, per cui adesso vi lascio la clip, ve la metto. Cioè, appena l'ho pulito, ha igienizzato bene, ha pulito bene il materasso, proprio sono stata soddisfatta. Vi lascio la clip perché così almeno si capisce meglio.
Ok, questa era la pulizia del materasso. Io per il momento ho fatto una volta la pulizia del materasso anche perché volevo fare questa clip per farvi vedere come si pulisce il materasso. Come ho detto, è meglio farvi vedere le clip e mostrarvele che parlare perché diciamo che se parlo poi non si capisce niente. In più mi sto impappinando. Perché non ho, diciamo, un foglio scritto dove dovrei farlo, come sempre, ma non lo faccio mai, dove devo stare lì a leggere piano piano tutto quello che devo dirvi. Ma invece cerco di memorizzare e di dirvelo senza star lì a guardare il foglio. Ok, per cui c'è anche la macchinetta per pulire il materasso, dentro compreso, almeno, cioè non è proprio compreso, però è a parte dove potete comprarla ed è molto utile, molto bello. Anzi, quando comprerò il materasso nuovo, vi farò vedere in un vlog appunto la pulizia di nuovo come si deve del materasso. Poi mi sento osservata dal mio gatto. Poi un altro aggeggio è quello per la macchina o per il divano o anche per le sedie, che è quello lungo, col tubo lungo. Non ce l'ho qui, ce l'ho sotto il divano, ma mi sono dimenticata di fare la clip. Quando mi ricordo in un vlog ve la metto. Non posso stare lì a farvi vedere tutte le funzionalità di questo aspirapolvere perché tanto credo che qua su YouTube quelle che hanno già fatto le recensioni e tantomeno sono più esperti di me, sono più bravi di me, giustamente cioè, l'hanno già fatto vedere loro, per cui è inutile che vi faccio vedere tutti gli accessori che ho io. Comunque c'è un altro accessorio dove pulisci il divano, le poltrone, praticamente tutti i ripiani, anche il tavolo, eccetera. Con questo tubo lungo pulisci anche le fessure oppure gli angoli dove tu non arrivi ed è molto comodo. Poi ho preso anche questo, che vi faccio vedere. Questo invece è un altro accessorio. Dove questo però si attacca all'aspirapolvere, dove questo vi fa bene gli angoli, si muove, per cui si muove. Questo però non ve l'ho fatto vedere, se non mi sbaglio. No, non credo. Questo qui fa bene gli angoli, quando andate ad esempio dove c'è l'angolo, questo gira. E vi aspira bene gli angoli. Io di solito questo non lo uso quasi sempre, uso l'altro che adesso vi farò vedere. Poi c'è quello per lavare il pavimento, aspirare e lavare. È sempre un altro accessorio dove aspiri e lavi. Allora, vediamo se riesco a farvelo vedere. Qui poi ho già fatto anche la clip perché vi faccio vedere anche la clip. Questo è l'accessorio che lava il pavimento. Vi faccio vedere che qua, dove schiacciate questo pulsante che tirate su e dove mettete l'acqua, che adesso è finita, dove mettete l'acqua e il detersivo. Allora, è un po' scomoda sta posizione, comunque. Dentro c'è l'acqua, che c'è anche il livello, dovete arrivare fino a qui, e questo invece è dove mettete il detersivo per i pavimenti. Quando avete, qua dovrebbe esserci la tacchetta, mettete qua dentro il detersivo per i pavimenti e poi lo infilate dentro. Ovviamente poi lo chiudete e qua c'è dentro l'acqua, dove questo va inserito sotto qua. Ok, non lo inserite bene. Con un solo clic lo inserite e qua dentro c'è l'acqua. Invece questo tasto lo usate per tirare via il sotto, che è questo il palmo. Questo è dove voi lo attaccate. Allora c'è questo qui, quello che si leva, perché questo va attaccato sotto, ovviamente qua.
Però cioè, vedendolo così sembra difficile, ma tanto adesso vi lascio la clip. E il panno, questo è il panno dove pulite il pavimento. Allora, questo è per il parquet, questo bianco. Invece c'è quello azzurro per le piastrelle, perché ci sono due panni diversi, uno per le piastrelle che è universale e invece questo è per il parquet, proprio per il parquet, questo qua bianco. Infatti io l'ho preso perché ho tutto il parquet in tutta la casa tranne nel bagno. Ed è utile perché quando sei di fretta che non so, ti è caduto qualcosa nel pavimento, con questo lo attacchi 2 secondi, pulisci, passi e via. Cioè, questo infatti, come vedete, io l'ho appena usato e è ancora bagnato. Questo lo potete mettere anche in lavatrice per farvi capire. Poi, se non sbaglio, qua aspira e lavo i pavimenti. Adesso vi lascio la clip così almeno vi faccio vedere come lava i pavimenti. Per farvi capire, ha 3 tacche l'aspirapolvere dove voi potete aumentare. Andare o sull'1 o sul 2 o sul 3. Se fate 3, diciamo che è più potente e esce più là, più acqua. Se invece fate l'1, ad esempio, una tacchetta, esce meno acqua, però ovviamente pulisce lo stesso, per farvi capire. Vi lascio la clip così capite meglio di come funziona. Ok, poi c'ho un altro aggeggio, io chiamo aggeggi, ma vabbè, comunque. Poi c'è questo che anche questo aspira, però questo non fa gli angoli perché, come vedete, è grosso ed è difficile che fa gli angoli, però questo qua aspira e pulisce bene. Questo qua è facile anche da pulire perché di fianco, basta che lo tirate su, dov'è che sta? Questo, ok, ogni volta tirate su questo e qui ci sono, cioè potete pulirlo facilmente perché basta tirare via tutti i capelli, tutto quello che si attacca nella spazzola, è facile perché, e poi lo inserite qua dentro, qui, e poi chiudete. Questo è facile da pulire sotto, stessa cosa di qua, sono due. E poi con un solo clic lo chiudete e sotto è pulito. Ovviamente io ho già pulito perché tutte le volte che uso l'aspirapolvere si pulisce. Questo ha il pulsante, questo qui, dove voi schiacciate e questo si tira su. Vi faccio vedere che c'è il tasto, quello verde. Qua c'è il tasto verde dove voi accendete, si accende. Ok, adesso è il 40%. Si vede? Sì, è il 40%. Calcolate che questo va anche con l'applicazione, per cui con l'applicazione che adesso vi metterò anche qua, però ve lo metto dopo, così vi spiego anche sull'applicazione. Comunque vi segna quanta batteria c'è. Se lo accendiamo, vediamo.
No, devo metterlo giù, se non va. Vi faccio vedere così perché sennò non funziona. Allora, per accenderlo basta mettere qua il piede, tirarlo avanti e poi indietro. E si accende. Qui avete quattro tacchette con la percentuale. Se voi aumentate il tasto più in alto, aumenta e va a 4. C'è anche auto che vi aiuta. Voi mettete questo e ovviamente quando passate, probabilmente, in poche parole vi aiuto, se c'è tanto sporco aumento da solo, se no. Allora, questi sono i pulsanti, questo è dove voi accendete. Se invece volete lasciarlo acceso ma senza che ovviamente va, basta solo. Per lasciarla in stand bike, in poche parole, per lasciarla accesa ma che ovviamente non va, basta metterla così. Se invece volete farla andare senza accenderla con il pulsante, piede e la tirate giù. Ad esempio. Poi, per cambiare l'accessorio, c'è questo tasto qua grigio. Voi dovete mettere il piede sempre sotto e tirare su questa levetta così e si stacca, e potete metterla sia su questo per lavare i pavimenti ad esempio, che anche questo basta fare così con il piede da giù. Stessa cosa, cioè è facilissimo perché 1 o 2 secondi, stessa cosa come questo, mettete il piede qui e si sblocca. Calcolate che è leggera, facile da muovere così, è semplice da usare e è anche facile da cambiare i pezzi che voi volete, gli accessori che voi volete. È proprio facile a utilizzare. Non so se ho la clip, no, sì, ce l'ho la clip dove vi faccio vedere. Comunque, se volete tirare giù questo qua ve l'ho fatto vedere prima. Basta schiacciare in mezzo qui, si tira giù e lo portate dove volete, così. Se no, schiacci il pulsante. Per la batteria qua c'è il tasto che voi tirate su, qua dentro c'è il sacchetto che io adesso ho cambiato, e anche il sacchetto è facile da cambiare, c'è la levetta, voi tirate su e poi lo mettete dentro. Questa invece è la batteria, dove ovviamente c'è questo, spingete questo qui e la batteria esce fuori dove potete cambiare. Io ne ho due, per cui le puoi cambiare. Poi lo metti dentro ed è facile da. Quindi con una mano è facile. Io non sono veloce perché giustamente devo ancora abituarmi. In teoria non è che, cioè, lo uso tutti i giorni perché alla fine con due gatti è difficile. Comunque, sì, la uso tutti i giorni, ma è facilissimo da utilizzare. Vi faccio vedere. Ups, ho sbagliato. Tac e tac. In 2 secondi c'è. Poche parole.
Allora, aspiro anche bene, per cui adesso vi metto la clip dove aspiro molto bene cioè con una sola passata, poche parole. Io mi impappino sempre ogni volta che faccio le recensioni, ogni volta che devo, diciamo, spiegare, eccetera. Per cui scusate se mi impappino, però cerco di provare di farvi vedere nelle clip senza ovviamente stare lì 3 ore a spiegare come funziona. Allora, ha anche l'applicazione, l'app, che si chiama Folletto o qualcosa, non mi ricordo. Vi lascio qui la mini clip dove ti spiega tutti gli attrezzi che ci sono, ti fa vedere anche la batteria della percentuale che tu hai nella tua aspirapolvere, che anche lì è molto comoda. E poi non mi ricordo che cos'ha, perché di solito io quella l'applicazione non la uso mai, sinceramente, cioè, come avete visto. 2 secondi con una mano, cioè smontate, rimontate di tutto di più, per cui è molto semplice da utilizzare, è comodissima. Io lo uso tutti i giorni, aspiro, lavo, uso proprio tutti i giorni. L'unica cosa che uso di più è quando aspiro il pavimento o devo lavare, perché calcolate che con 2 gatti almeno il pavimento tutti i giorni va fatto. Per cui lo faccio praticamente tutti i giorni e grazie a questa che aspira come si deve, è la prima aspirapolvere che ho, costa tanto ma ne vale la pena sinceramente, perché proprio aspira tutto, ma proprio tutto con una sola passata. Invece se tu usi il Dyson, eccetera, cioè calcolate che questa è senza fili. Qua va solo caricata la batteria ti dura... Allora, dipende, se voi lo aumentate la velocità vi dura di meno, sui 20 minuti, più o meno, però calcolate che io faccio tutta la casa, cioè tutta la casa, cucina, sala, camera e cameretta, tranne il bagno perché il mio bagno è piccolo, per cui di solito non lo uso l'aspirapolvere. Per cui in 20 minuti io faccio tutto, cioè in senso aspiro tutta la casa con l'aspirazione veloce. Invece se devo aspirare di meno, che però dico ci sono poche briciole, eccetera, metto sulla prima velocità e con quella ti dura più di mezz'ora e aspiri veramente tutta la casa. Per cui a confronto del Dyson, che io ho già provato a casa di una mia amica, e con questo c'è molta, molta differenza, sinceramente, molta. Infatti, con questa non si scarica subito, ti dura di più, fai tutta la casa. Ovviamente, se fai il pavimento quando si scarica, hai l'altra batteria di ricambio, puoi dire ok, con questa batteria di ricambio posso aspirare il divano, posso aspirare, che ne so, le sedie, eccetera, anche il tavolo. Per cui cioè, secondo me non ho mai visto un aspirapolvere così come si deve, in poche parole, perché con tutte le aspirapolvere che avevo duravano 20 minuti, non aspiravano niente, si scaricavano sempre. Questa secondo me dura tanti anni, cioè durerà un bel po'. Sono intenzionato, cioè vorrei anche provare a comprare quello dei vetri, che poi vi farò vedere anche quello dei vetri, se lo comprerò, vediamo, forse a dicembre farò un pensierino oppure mi farò fare il regalo di Natale. Questo ovviamente è stato il regalo di Natale dai miei genitori e quasi quasi non so se farmi fare anche il regalo sui vetri, quello che è uscito per i vetri. Oppure lo comprerò io, tanto più o meno non costa neanche tanto, sui 200 e passa euro, solo per pulire i vetri. E vedrò. Comunque niente, a questa applicazione, che ovviamente ve l'ho fatta vedere, in velocità così almeno la sapete un po', e io ve la consiglio. Io mi sto trovando bene, che ormai non dico che è un anno che ce l'ho, perché a me è arrivata a febbraio,
Probabile, mi sembra febbraio mi è arrivata, non so, febbraio-marzo, su quei 2 mesi lì, ma non mi ricordo più o meno quale mese mi è arrivato. Comunque non ho ancora fatto un anno, perché ancora è da pochi mesi che ce li ho. Pulizia del materasso, chi ce l'ha? Cioè, chi ha un aspirapolvere insieme a questo oggetto dove pulisci il materasso? No, cioè nessuno, anche perché ad esempio la Dyson non c'ha questo oggetto dove tu, questo oggetto dove tu ovviamente aspiri il materasso, cioè completamente diverso. Tu vai a spendere 500 euro di Dyson che non ti dura niente, ti aspira poco, stai lì 2 ore, invece con questo, con una sola passata, cioè, la briciola non c'è più, per farvi capire. Per cui ve la consiglio. Vi consiglio, ovviamente per informazioni, tutte le robe varie, eccetera, perché giustamente io non sono esperta, ma mi piace fare questi video per anche aiutare, consigliare se va bene o non va bene gli oggetti che provo. Giustamente preferisco fare questi video perché così possono interessare alle persone che vorrebbero comprare, che ne so, la folletto. Per cui io ve lo straconsiglio. Se volete chiedere qualche informazione, eccetera, c'è l'assistenza dove voi trovate quelli che vendono la folletto, vi spiegano anche tutti gli accessori che hanno, vi spiegano come funziona. Ve lo fanno vedere in velocità veloce perché loro lo fanno tutti i giorni, per cui cioè, è diverso da me che posso farvi vedere, ah, guarda, in 2 secondi, cioè, funziona perché in 2 secondi tiri giù, smanetti, cioè, voglio farvi vedere in 2 secondi, tiri giù, tiri su, cioè, per farvi capire. Per cui, cioè, loro ovviamente sono più veloci di me, anche sulla spiegazione, eccetera. Io ho solo fatto questa recensione per darvi un consiglio, per farvi capire come funziona e tantomeno come mi sto trovando io. Fatemi sapere se voi anche voi ce l'avete, se avete questo modello nuovo, se avete il vecchio. Metti al profumatore che mettete dentro, non so se ve l'ho fatto vedere. Aspettate. Ah no, se tiro giù non ve lo faccio. Mi sembra qua. Cioè, sì, dentro dovrebbe avere il profumatore, che non mi ricordo adesso dove si mette. Non me lo ricordo. Comunque c'ha il suo profumatore, voi me lo mettete qua dentro e quando aspirate vi lascio quel profumo proprio buono, di pulito. Anda, eccetera, scrivetemelo qui sotto. Anche voi ce l'avete, o sia quello nuovo o quello vecchio, oppure se non ce l'avete e volete comprarlo. Detto questo, io l'ho comprato alla fiera di Milano, che è una grande fiera dove ci sono tante bancarelle, dove vendono tante cose. Io l'ho comprato lì, alla fiera di Milano. Voi potete, credo, comprarlo, cioè credo che c'è ovunque. Per cui non penso che fate fatica a comprarlo, se no basta chiamare appunto quelli che vendono a folletto e ve lo portano anche direttamente in casa. Al prossimo video. Ciao!